Elianthus nasce dall'idea, diciamo, di un gruppo di musicisti che, dopo aver suonato per tanti anni in ensemble diversi, in situazioni diverse, decidono di mettersi insieme e fare una cosa più personale o più una cosa nuova in un certo senso. La novità, in realtà, principale, diciamo, dal punto di vista dell'organico, dell'ensemble, nasce da questa idea di sperimentare appunto la presenza del flauto traverso nel repertorio del 1600 e quindi inserire il flauto traverso insieme, appunto, in un gruppo insieme a un violino e un cornetto. Elianthus vuol dire girasole, quindi è molto semplicemente proprio un fatto di suono, ci piaceva il suono e ci piaceva il fiore. Questa mia motivazione, diciamo, di ricerca è sicuramente stato un po' il traino, insomma, di tutta l'operazione, ma la volontà di fare qualcosa insieme era condivisa da tutti, insomma. Si può effettivamente identificare con questa sperimentazione, diciamo, sui flauti traversi del XVII secolo, di cui sappiamo poco, perché sono molto pochi gli strumenti rimasti, e di cui non abbiamo dei dati precisi su quale repertorio venisse eseguito. Verificato che la sonorità ci convinceva, siamo andati avanti, cioè questo per dire che poi ovviamente uno parte da una ricerca musicologica, ma poi ovviamente c'è un aspetto fisico, direi, del fare musica che è inevitabile.